So here we are again, dear ladies and gentlemen, dear my friends. Here we are again with the Rock Band History. This program is talking about the story of the Jethro Tull with your Gianluca. That is talking to you. Ready to go? Here we go. Yeah! Bene, 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 carissimi amici, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con The Rock Band History, la rubrica musicale che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grandi il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, a cura di e con il vostro caro Gianluca, che vi dà il solito grande, calorosissimo saluto a tutti voi e che vi ricorda che siamo sempre su Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it. E ringraziamo tutti coloro che mi ascoltano e ci ascoltano in particolare, e ringraziamo anche coloro che replicano il nostro segnale e anche queste puntate di The Rock Band History nei loro network. Grazie veramente di cuore a tutti per ascoltarci e seguirci. Siamo giunti, cari amici, alla 73esima puntata, la 27esima dall'inizio di questo secondo anno che va in onda. The Rock Band History non è andato neanche questo agosto, quindi neanche quest'estate, in ferie, nel senso che non abbiamo fatto stop come tutte le altre nostre trasmissioni invece dal vivo, comunque in diretta, durante l'arco delle varie settimane di agosto. E vi ricordo che poi provvisoriamente i due compari, invece la nostra consueta trasmissione in diretta web del lunedì sera, poi da settembre riaprirà i battenti. Allora questa puntata di The Rock Band History, dicevo, la 27esima dall'inizio di questo secondo anno, andrà in onda e va in onda in programmazione dal lunedì 26 agosto 2013 alla domenica 31, stavo dicendo, invece la domenica 1 settembre 2013, sempre nei nuovi orari che ormai da un paio di mesi accompagnano questa nuova, diciamo così, riapertura di The Rock Band History, quando è ripreso a luglio alla grande, ovvero alle 5 del mattino, alle ore 13 all'una di pomeriggio a orario di pranzo, ed infine alle ore 21 in prima serata dopo cena, sempre e rigorosamente su www.saiuswebnetwork.it. E poi vi ricordo The Rock Band History in pillole, che va in onda invece quando andava in onda precedentemente nei vecchi orari The Rock Band History, ovvero alla mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, che è appunto il sunto, cioè veramente il riassunto con la parte di quello che era andato in onda nelle precedenti puntate. Stiamo partendo dalle primissime, dove si parlava di Dire Straits, e di quello, appunto, dicevo, riguardante solamente il racconto della rock band in questione. Bene, cari amici, vi ricordo sempre, oltre al nostro sito www.saiuswebnetwork.it e poi il blog www.saiuswebnetwork.net, sempre grande grazie al grande e mitico Saius, che sta sempre dietro all'aspetto tecnico informatico di tutto e che permette tutto ciò, l'ideatore, creatore e veramente realizzatore di Saius Web Network, ovvero Saius Web Radio e Saius Web TV, non dimentichiamocelo. E poi anche sulla nostra pagina in Facebook, ci troverete anche lì, scriveteci lì, appunto con il nome Saius Web Network, e inoltre con Twitter con il nome chiocciola Saius, tutto attaccato minuscolo. E poi su YouTube troverete le cose che il grande Saius carica per voi. Presto apriremo un canale ufficiale di Saius Web Network, per il momento ci trovate con Saius Radio. Le nostre email info@saius.com per il grande capo Saius, e poi il sottoscritto gianluca@saius.com se volete per l'appunto contattarmi, soprattutto in merito a The Rock Band History. Se avete dei suggerimenti, ma delle richieste in particolare ben accette, di qualche rock band di cui volete che il sottoscritto ne parli, e in particolare se avete qualche rock band anche per quanto riguarda, come già dico da tempo, il fatto di dedicare una fascia oraria, un'ora, alle vostre rock band, naturalmente di amici o di cui fate parte, e che appunto vogliate sempre che il sottoscritto ne parli, ascoltando anche i loro e i vostri brani, sempre se non sono sotto SIAE, se sono sotto licenza Creative Commons. E in merito, udite udite, grandissima novità: da settembre, dai primi di settembre, partirà una nuovissima trasmissione che ho davvero il piacere di fare, una cosa che avevo e avevamo in cantiere da tantissimo tempo, dall'anno scorso, quindi da un anno e mezzo, da quando ho iniziato a collaborare con Saius, e che volevo e ho, ripeto, il privilegio di fare qui su Saius, senza nessuna velleità, ci mancherebbe. Trattasi di una trasmissione, naturalmente per band che abbiamo come ospiti, di cui parleremo, in lingua sia inglese che italiano, naturalmente cercherò di
tradurre le varie cose che dico non sarà facile, perché perdonatemi anche per il mio inglese. E appunto questa fascia oraria dedicata alle varie band che Saiuz, quindi noi di Saiuz, io e il grande Saiuz, noi tutti abbiamo scovato in giro per i vari siti, in particolare con Shamendo.com, appunto sotto licenza Creative Commons, e su queste band le avremo e daremo a loro la possibilità di promuoversi ascoltando i loro brani, ma soprattutto ascoltando dalla loro viva voce cosa avranno da raccontarci in quella fascia oraria. Ed è stato un piacere quindi contattare queste band, scrivere a loro ed avere il veramente il privilegio dell'appagamento, dell'apprezzamento e quindi del riappagamento anche da parte loro del ringraziamento che ci hanno fatto di averli contattati, perché naturalmente, come dico sempre, Saiuz e noi dello staff di Saiuz veramente di cuore diamo spazio a tutti senza che nessuno ci chieda niente. Abbiamo sempre mandato in onda questi vari artisti sotto licenza Creative Commons, presi anche da Shamendo.com, e dato loro la possibilità di essere ascoltati qui nel nostro palinsesto senza nulla in cambio. Va da sé naturalmente che poi noi chiediamo solamente che ci si faccia una promozione e pubblicità reciproca in tal caso. E quindi dai primi di settembre partirà questa nuova trasmissione dal titolo Band Music Time, sì, condotta dal sottoscritto, perché appunto it's time to talk about the music of the band, è tempo di parlare della musica delle band, ma in particolare della musica delle band che fanno la propria musica. Bene cari amici, allora riprendiamo, stavo dicendo le nostre email, infine quella di Luca con appunto luca@saiuz.com. se volete contattare il preziosissimo Luca, che è il nostro responsabile organizzativo e anche di tutto il palinsesto, quindi anche se volete contattarlo per fissare un lunedì sera per venire ospiti nella nostra trasmissione in diretta del lunedì, potete farlo con Luca. Bene, bando alle ciance, mi sono dilungato parecchio e chiedo scusa, restringerò il campo riguardante i Jet Hotel di cui stiamo parlando. Siamo arrivati alla 8ª puntata dedicata a loro, eravamo arrivati nella precedente puntata al 1995 con questo grande successo dell'album Roots to Branches, e arriviamo adesso a JT.com. L'influenza musicale del mondo asiatico fu presente appunto in questo album del 1999, JT.com. Quindi sarebbe a dire jtal.com, tradotto all'italiano. È un album non di forte ispirazione concettuale, ma che denotò l'abilità di Anderson e compagni a trattare i più svariati argomenti. La title track parla infatti di due innamorati lontani fra loro per lavoro e che hanno come unico mezzo di incontro appunto internet. Ecco da qui letteralmente jtal.com, jtal.com sarebbe. E fu anche il link naturalmente del sito della band www.j-tal.com. E il bassista Jonathan Noise con il gruppo già dal 1996 fece il suo debutto ufficiale in studio per questo disco. Passiamo poi al primo album che uscì negli anni 2000, fu Living with the Past, e si trattò di un disco formato da brani tratti da concerti dal vivo, registrazioni televisive e dalla reunion dei membri del 1968 per l'esecuzione live di alcune canzoni prese da This Was, tra cui anche Someday the Sun Won't Shine for You, e Living with the Past fu accompagnato anche dall'omonimo DVD contenente molti brani già presenti nel CD con l'aggiunta di altri. Arriviamo al 2003, quindi a distanza di 4 anni dall'ultima fatica in studio. Nel 2003 così uscì The Jethro Tull Christmas Album, quindi un po' uno spirito natalizio, quindi album di carattere natalizio, con diversi brani della band riproposti in nuove versioni e alcuni pezzi anche inediti. Nel Christmas Album si poterono trovare rimembranze del suono che stregò i fans degli anni addietro. Naturalmente vennero riproposti brani come e Another Christmas Song, accanto a nuove composizioni, di cui molto molto tanto usate le composizioni strumentali. L'album vide inoltre la presenza di due ospiti d'eccezione, Dave Pegg, quindi di ritorno al basso dopo il suo abbandono con Roots to Branches, e James Duncan, figlio di Ian Anderson, alla batteria. E l'idea di quest'album è stata partorita da Len Fico, capo della casa discografica Fuel
2000, quindi fu il 2000, il quale suggerì a Ian Anderson, nel Natale 2002, l'opportunità di registrare un nuovo album dal clima appunto natalizio. E fu così che Anderson si mise subito al lavoro riproponendo pezzi già editi nei precedenti album, ma anche canzoni nuove. Ben 7 brani su 16 sono strumentali, tra i quali il pezzo in chiusura è Winter Snowscape, composto da Martin Barre e inserito nel suo album Stage Left in un'altra versione. E inoltre, anniversari e pubblicazioni live dal 2003 e 2011, quindi nel periodo fra il 2003 e 2011, Jethro Tull passarono veramente un periodo in cui non pubblicarono alcun nuovo lavoro e disco in studio. Tra l'altro è il periodo in cui io li ho visti dal vivo per ben 3 volte. Non è che io sia stato un grande fan dei Jethro Tull, nel senso che mi sono svegliato un po' tardi, devo essere onesto. Li conoscevo, ma non li ho mai seguiti tanto, ma dal vivo, come spesso accade per tante band, ve lo consiglio, che meritano davvero tanto, specie questi vecchioni del passato da cui c'è tanto da imparare. Sono stati strepitosi, come ho già detto nelle precedenti puntate. In compenso però furono da una parte pubblicati numerosi live che la band eseguì nei decenni passati e dall'altra prodotte le versioni dei quarantennali e dei primi 5 album della band, che inclusero nuovi remix e naturalmente anche bonus tracks dal vivo. Il Jethro Tull presero parte anche al Festival della Musica Rock del 1970 sull'isola di Wight, insieme a grandi del rock, grandi mostri dell'epoca, e nel 2004 il concerto venne pubblicato su un album e un DVD dal titolo Nothing Is Easy, Live in the Isles of Wight, 1970. E la formazione, quindi 1970. E la formazione era quella del disco Benefit, con Ian Anderson, Martin Barre, Glenn Cornick, Clive Bunker e John Iva. Bene cari amici, anche per questa puntata di Rockman History, la 73esima, la 27esima di fine agosto, praticamente inizio di settembre, finisce qui. Vi aspetto alla prossima puntata, grazie di cuore per essere stati all'ascolto di Rockman History di Sides of Network, e vi aspetto con BNT, Band Music Time, da settembre con il vostro Gianluca. Ciao a tutti e grazie!